Grazie Presidente. Vede, noi innanzitutto vorremmo fare un po' di chiarezza perché questo, come qualcuno ha già detto, è il terzo tentativo, il Salva Roma Ter, così definito. Gli altri due tentativi sono andati a vuoto, ma vorremmo fare un po' di chiarezza perché qui nessuno ha denunciato il motivo per il quale il governo oggi ha posto la questione di fiducia e allora siamo noi a fare una specie di outing rispetto a questa denuncia, a questa mossa del governo di mettere la fiducia. Il governo mette la fiducia perché la Lega ha presentato tanti emendamenti e perché questo, per cui per colpa della Lega, perché questo decreto non potevamo discuterlo, non si poteva discutere perché non è vero, come dice il Partito Democratico, che Roma non riceve soldi oggi. Anzi, le vengono tutelate anche i soldi dei decreti che sono caduti precedentemente, il primo Salva Roma e il secondo Salva Roma, con artifici di bilancio incredibili fino ad arrivare a circa 600 milioni di euro. Fino all'ultima settimana di discussione in commissione, dove il sindaco Marino si è accorto di non riuscire a raccogliere i rifiuti della sua città e allora è stato presentato un emendamento del Partito Democratico per fare in modo di dargli qualche soldo perché provvedesse alla raccolta dei rifiuti. Roma oggi è la capitale, sì, la capitale del condono. Oggi voi a Roma condonate completamente tutto. E noi siamo contro questa scelta. Siamo contro anche perché, e questo lo dico soprattutto a chi ci ascolta, in audizione il sindaco di Roma, noi abbiamo chiesto noi l'invito al sindaco di Roma in audizione, ha detto solo che lui ha una società partecipata dove ci sono certificati circa 1.000 dipendenti che non vengono a lavorare, come se fosse assolutamente una cosa normale. E questa è la condizione in cui è questa città. Ma noi siamo contro, non solo per i motivi e per i contenuti di questo decreto, ma anche e soprattutto perché voi avete una strana interpretazione di equità, tanto ne avete parlato. Ma questa è la vostra equità, è dare uno schiaffo ulteriore a quei sindaci virtuosi, a quegli enti locali bravi e rispettosi, e dare una mano in chi invece ha sprecato ed ha sbagliato. Tutto questo senza trovare i responsabili e nascondendo le vere responsabilità di quello che è successo. Questo però è il vostro metodo. Durante la discussione ci avete parlato di bisogni e risposte. Ecco, i comuni virtuosi avrebbero bisogno di svincoli dal patto di stabilità, cosa che voi per due volte in quest'Aula, presentando il programma di governo del Partito Democratico, prima quello del Presidente del Consiglio Letta e poi del suo successore Matteo Renzi, avevate detto avreste fatto. E invece scegliete di condonare a quegli enti, a quei comuni che hanno sprecato e che hanno usato male i soldi dei cittadini. Poi equamente scegliete tra tagli alla sanità e tagli delle prefetture di tagliare la sanità. Con la stessa equità scegliete che tra investire nella prevenzione per la sicurezza, voi mandate in giro circolari per tagliare i presidi di sicurezza sul territorio. Poi, in questi mesi, avete deciso cinque volte, ci risulta, che tra le vittime dei reati e i delinquenti, voi avete deciso di stare con i delinquenti, liberandoli dal carcere. Questa è la vostra equità. E poi parliamo della vostra democrazia, la tanto conclamata vostra democrazia. Avete una democrazia tale che vi siete scelti un Presidente del Consiglio in casa, senza passare dal voto popolare. Con la stessa democrazia non cancellate le province, come avete detto, ma non date la possibilità ai cittadini di eleggere il Presidente della provincia. Ve lo autonominate in casa, con lo stesso metodo che avete utilizzato per arrivare alla Presidenza del Consiglio. E poi con la stessa democrazia addirittura vi smentite, perché la prossima settimana valuteremo il documento economico e finanziario e dite esattamente il contrario con i numeri di quello che ci avete detto l'anno scorso, dimenticandovi che è cambiato il Presidente del Consiglio, ma che la maggioranza pare essere sempre la stessa. Però
su una cosa il Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha ragione. Quando si era presentato dicendo con me sarà la fine delle larghe intese. È verissimo, perché la fine delle larghe intese c'è stata nel passaggio, pensiamo noi quasi ufficiale, oramai perlomeno ufficiale negli atti, del Ministro dell'Interno al Partito Democratico, alla sinistra del Partito Democratico, in considerazione, Ministro dell'Interno, che lo dico a lei, rappresentante del Governo, noi stiamo aspettando in aula ormai da circa 10 giorni, con la stessa, lui passa, fa politiche di sinistra, abroga il reato di clandestinità e si accorge che questo potrebbe provocare nuovi flussi migratori, tanto che stanno arrivando. Abbiamo trasformato le prefetture in prenotazioni di alberghi per far soggiornare i clandestini che arrivano. Vergognatevi! Ve lo dico nel rispetto di quei cittadini che sono in cassa integrazione, che non hanno un posto di lavoro. Qua vanno a finire i soldi dei cittadini. E intanto il Presidente del Consiglio ci chiede, ma voi cosa tagliereste? Guarda, il Presidente del Consiglio, noi le diamo due soluzioni per trovare un po' di soldi. Inizia a tagliare tutte le prefetture che sono degli enti inutili. Noi abbiamo presenteremo un referendum e stiamo raccogliendo le firme per far questo. E poi le diciamo che in un conto spannometrico il suo governo spende circa 10 miliardi all'anno per gli immigrati. Ecco, cancelli quella spesa e li utilizzi per abbassare le tasse alle imprese e a tutti i cittadini. Questa è la vostra equità e la vostra democrazia. E poi infine ci tengo a farlo perché voi nella vostra democrazia, nel rispetto delle opinioni, considerate terroristi coloro i quali dicono che il Veneto possa provvedere alla propria autodeterminazione. Per voi sono terroristi quelli e i ladri, gli stupratori, invece è gente da mandare fuori dal carcere. Questa è la vostra democrazia. Wow.